in questa giornata dedicata alla sindrome di Down ho voluto fare visita ai ragazzi di Ruota Libera. Ruota Libera è un'associazione che si occupa di integrazione, attività lavorativa e indipendenza delle persone disabili, in particolare di tanti ragazzi con la sindrome di Down. Oggi siamo nella Casona, è un progetto, il primo progetto che nasce nel comune di Napoli per la possibilità di dare ai ragazzi l'avvio del dopo di noi. È un progetto che vede i ragazzi coinvolti, dove fanno una serie di esperienze individuali, di autonomia, lontani dalla loro famiglia, perché si preparano ad essere grandi. In questa struttura noi abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di ristrutturare la casa, di arredarla, e nello stesso tempo vivono l'autonomia con educatori, psicologi e con personale specializzato. Tante famiglie si interrogano su quello che sarà il futuro dei loro figli quando loro non ci saranno. Allora il futuro va organizzato, va progettato e loro vanno guidati verso questo futuro. Molti che noi chiamiamo ragazzi in realtà sono persone adulte che dovranno affrontare un percorso lavorativo di inserimento sociale, un percorso di crescita che porterà anche all'allontanamento dalla famiglia di origine. I genitori possono fare richiesta direttamente al comune e avere a disposizione questi fondi che potranno gestire come meglio pensano per il futuro dei loro figli. C'è la possibilità di mangiare e dormire, ma nello stesso tempo la possibilità di vivere la vita quotidiana, fare la spesa, pagare le bollette, cucinare, pensare alla conduzione domestica di un'abitazione. Grazie a un finanziamento del Comune di Napoli, e oggi l'assessorato alle politiche sociali ha intensificato questa attività con una grossa somma che darà la possibilità a tanti ragazzi disabili di vivere nuove esperienze di autonomia.